conosciamoli a uno, nome, abbiamo detto? Giuseppe. Giuseppe, che fai nella vita, Giuseppe? Attualmente faccio il pensionato. Attualmente, che facevi prima? Il meccanico. Dove? A Chieti. Qua, o no? Ho cominciato in Belgio, all'estero. All'estero, e poi con che macchine? Che macchine aggiustavi? Macchine, diciamo... minerarie. L'acqua minerale. Le macchine minerali. Minerali o naturali ti piacevano? Macchine, diciamo, industriali più che altro. Tipo? Locomotive. Locomotive per andare sotto le miniere. No. E che facevi là tu? Io, l'officina stava sopra. Se si rovinava giù, non avevi una filiale giù, che cazzo, cioè, che fai, state sopra, cioè. Quindi tu oggi stavi quelle macchine, mamma mia, quindi sei andato anche giù per vedere. Qualche volta andavo a prendere la macchina, quella rotta, la portavo sopra. A spinta, su, in salita, che cazzo, che ti fai? Ho l'ascensore. Madonna, bel settore questo, eh? Abbastanza. Sei specializzato in questo? Dopo 10 anni sì, perché... Perché c'hai proprio come un trauma che quando sei rimasto sotto, diciamo. Che hai fatto quest'estate? Sto coltivando 3 ettari di vigneto. 3 ettari? Beh, tutti tuoi? Sì, sì. A nero, no? Che cazzo te ne frega? A luce del sole. E tu, eh? Sono un dipendente comunale. Comunale, a digiuno ti lasciano, eh? A te, che cazzo. Di chiedi proprio, è vero? Qual è il tuo ruolo? Siamo... Ma cosa che cazzo faccio questo? Oh, siamo... Tu, diciamo, arrivi, leggi il giornale, dopo che leggi il giornale... Qual è il tuo ruolo? Lavoro presto nell'ambito delle scuole. Cioè, dici tutto e niente questo? Cioè... Nelle scuole. Manutenzione delle scuole. Cioè, tu la mattina ti alzi e vai a vedere, vediamo sta scuola? No. Stai in ufficio tu? No, siamo in un magazzino... Facciamo un giro per le scuole, c'è manutenzioni generali. Bar, diciamo, la spesa. Poi, ma no, aspetta, fammi a timbrare là. Vai a timbrare. Cazzo, mi stavo scordando. Con le mutande, magari da Sanremo vieni tu, è vero, sì. Una volta un signore andò al comune alle 4 del pomeriggio, ore 16, entra al comune, non stava nessuno, nessuno. Fa tutto il corridoio, nessuno, a destra, a sinistra, niente. In fondo vede una persona, si avvicina, chiedo scusa, volevo sapere, ma qui al comune gli impiegati non lavorano il pomeriggio? Pomeriggio non vengono, è la mattina che non lavorano. Se domani lunedì, sì. Cosa ti aspetta? Vai là, che ora? Ah, alle 7:30 già sono sul posto di lavoro. Va là, 7:30, che cazzo. Vai, 7:30, e poi? Aspettiamo, vediamo un po' che c'è da fare. Vediamo se arrivano gli alunni, che domani lunedì vedi una cosa, che cazzo devi venire? Sì, non è venuto nessuno, smash money. Man, eh? Fino a 1:30 devo stare. Fino a 1:30, è una vita sacrificata. Quando apre la scuola? Quando aprirà la scuola? Dovrebbe aprire il 12 settembre. 12 settembre, lunedì 12, quindi fino al 12 stiamo un po' tranquilli. Poi quando apre la scuola iniziano un po' i casini. È diverso. Spero, non lo so, ma vediamo un po'. Spero che inizi i casini, spero. Ma tu sei strano, perché viene pagata secondo i lavori di ristrutturazione, la percentuale, eh? Qui i lavori, non dipende. Quanti siete a fare questo lavoro? Siamo in 6. In 6, quindi un burraco lo potete fare quando... Che hai fatto quest'estate di bello? Ho lavorato. Ferie? Niente. Perché? Abbiamo fatto solo la settimana roccolana. Che è una settimana 14-15, quindi è festa al paese. Settimana, 2 giorni su 14-15. Però è una settimana. Prolungata, 14-15, 17 giorni c'è due impegni. No. Va bene, dai, domani si lavora, casino. Domani la giornata fa. La fastidio sta fatta che mi ammascia alle 7:30 a lavoro. Che cazzo? Almeno alle 8, dai, 7:30, cioè già uscito di casa alle 7, quindi sveglia alle 6:30. Che mentre ti vesti tu alle 6:30? Che cazzo mi vesti a fare stamattina? Vedi che è stranissimo. Allora io voglio dare un premio a uno dei tre. Servono 3 persone.